Oggi voglio fare un video su una domanda che mi è arrivata in direct sul profilo Instagram, molto interessante, che effettivamente mette in luce alcuni aspetti che molto spesso sottolineate sui post che pubblico, sugli argomenti di discussione che pubblico e che si sofferma sul perché si deve investire. La domanda che mi è arrivata è: perché devo investire se i soldi vengono stampati continuamente? È una domanda interessante ed effettivamente si inserisce in un punto fondamentale della nostra moderna economia monetaria, che è la svalutazione monetaria dovuta dal fatto che l'offerta di moneta aumenta sempre di più. Chi è che controlla l'offerta di moneta? Ora, al netto delle varie teorie economiche in tema di politica monetaria, tra teoria della moneta esogena e teoria della moneta endogena, l'offerta di moneta viene controllata dalla banca centrale, che decide quanta moneta stampare e quanta moneta immettere nel sistema in circolazione. Ora, dato dal fatto semplicissimo per cui la popolazione mondiale è sempre in aumento, la moneta che viene immessa in circolazione sarà, al netto delle decisioni di politica monetaria, sempre in aumento. Fondamentalmente, se siamo di più, abbiamo bisogno sempre di più moneta, non cartacea generale. È normale quindi che la svalutazione monetaria, perché se aumenta l'offerta di un bene, diminuisce il valore di quel bene stesso, la svalutazione monetaria sarà una costante nel futuro, è una delle poche certezze dei sistemi economici tra 50 e 100 anni. Questo significa che i 100 euro che abbiamo oggi, domani avranno un potere d'acquisto sicuramente minore. E allora perché, si domandano gli investitori, devo investire se quello che io sto investendo avrà sicuramente un valore minore, se i soldi che sto mettendo da parte avranno sicuramente un valore minore? Proprio per questo motivo bisogna investire, perché attenzione a non confondere l'investimento col risparmio, con l'accumulazione. L'accumulazione, come lo facevano i nostri nonni, significava semplicemente mettere da parte soldi, metterli sotto la mattonella, la classica mattonella o il classico boccaccio, e successivamente utilizzarli un domani. Quello non ha senso. Perché? Quello effettivamente non ha senso. Perché se il potere d'acquisto dei soldi di oggi è maggiore dei soldi di domani, è normale che a me conviene spenderli oggi anziché spenderli domani. È normale che a me conviene spendere 500 euro oggi anziché spenderli domani. Perché le cose che posso comprare oggi sono maggiori delle cose che posso comprare domani. Ecco allora che l'investimento diventa necessario nel momento in cui esiste la svalutazione monetaria, nel momento in cui io devo risparmiare per una mia esigenza personale. La piramide di Maslow, ve la ricordate? La prima esigenza personale, dopo quelle, i bisogni fisiologici del mangiare e del vivere, è quella della sicurezza, che raggiungo come risparmiando. Ma visto e considerando che esiste la svalutazione monetaria, esiste l'inflazione, esiste la perdita di acquisto, se non investo, i miei soldi che sto risparmiando varranno di meno domani e quindi l'investimento diventa necessario proprio per quel motivo che voi mettete in luce, dal fatto che 1 milione di euro oggi varrà di meno tra 50 anni. Ecco perché devo investire. Queste domande effettivamente vi fanno capire della necessità dell'investimento, della necessità di non risparmiare e basta, però vi fanno capire anche la necessità di distinguere il risparmio, l'accumulazione dall'investimento. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate anche le notifiche e ci vediamo al prossimo video.